Oggi ci troviamo a Terre Roveresche in compagnia del signor Luciano Barbetta per andare a conoscere un luogo alquanto singolare. Luciano, dove siamo? Siamo a San Giorgio di Pesaro, di Terre Roveresche, al Musa, un museo storico ambientale, un museo nato principalmente per la funzione didattica, e difatti il percorso didattico inizia da qui, dove siamo adesso, dal giardino, con il discorso appunto delle tutte le piante odorose, le piante aromatiche. Che piante sono presenti nel giardino? Partiamo dalla lavanda, dalla menta, dall'elicro, dal timo, dalla maggiorana, dal rosmarino, passando all'alloro e poi mi pare che non ce ne siano più. E comunque sono piante che si usano molto anche nella cucina, che è presente anche all'interno di questo stabile. Ora invece ci spostiamo all'interno del museo. In che sala siamo, Luciano? Adesso ci troviamo nella sala dedicata alla bacchicoltura, all'allevamento dei bacchi da seta, che era una delle attività storicamente più presenti in tutte queste, nel periodo del primo dopoguerra, in tutte le nostre zone. No? Ed è, generalmente si potrebbe dire che in quasi tutte le case c'era una stanza dedicata appunto all'allevamento del bacco da seta. E se voi guardate appunto attorno anche al nostro castello, attorno al nostro museo, ci sono piantati gelsi centenari che servivano appunto proprio per allevare il bacco da seta, che mangia solamente foglie di gelso. Che strumenti è possibile vedere? I telai dove vengono posti i bachi, la bilancia per pesare i bozzoli, il cesto per raccogliere le foglie di gelso e poi questa che è la stufa che serviva a mantenere la temperatura costante nella stanza dove erano i bachi, e la calderina dove venivano poi bolliti i bozzoli una volta terminato il ciclo. Questa invece è la sala che rappresenta uno dei cinque sensi, quella del gusto. In questa sala dedicata all'apicoltura, che è un'altra delle attività storiche, no, di questa zona, e appunto il bambino che viene a visitare questo spazio può attivare il senso del gusto con appunto l'assaggio del miele che offriamo sempre a tutte le scolaresche che vengono a visitarci. Alle mie spalle c'è un alveare realizzato dai caristi del Carnevale di Fano, che serve appunto a far vedere ai ragazzi, ai bambini, come all'interno dell'alveare è organizzata la cosa e quali sono i vari componenti della società delle api. Invece in questo spazio ci sono circa 250 animali imbalsamati. Questa è una delle collezioni più numerose della provincia, che ci è stata donata Branchini, ed espone di animali sia stanziali che migratori. Come tutta l'impostazione del museo è sempre in funzione didattica, per illustrare ai bambini quelle che sono appunto le realtà della vita degli animali e del fenomeno della migrazione. Ed è l'ultima tappa di questo percorso che le scolaresche in visita fanno quando vengono a visitare il nostro museo. Qui siamo nella sezione civica, in cui avete anche uno spazio riservato ai non vedenti. Un'artista toscana che ha esposto qui da noi, una scultrice, ci ha donato appunto delle opere che sono finalizzate appunto all'uso per dei non vedenti, i bambini non vedenti. Poi dentro la sezione civica c'è il riferimento al nostro poeta dialettale Marino Saudelli e documenti che provengono, documenti originali riferiti alla casa dell'ospedale di Poggio. Come e quando è possibile visitare il museo? È visitabile solo su richiesta, prenotando al comune di Terre Roveresche, e poi apriremo su richiesta. Sito internet, poi sul sito del comune, sul sito di Terre Roveresche, trovate tutte le notizie necessarie.